è la Ghost Galaxy, la nuova proprietaria di Keyforge. Cosa cambierà ora che il testimone è passato dalle mani della FFG a quelle della società americana con sede nel Minnesota? E quali saranno le novità che introdurranno per il rilancio del gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente, dopo un lungo periodo di silenzio, dove Keyforge sembrava essere lentamente sceso nel dimenticatoio, abbandonato da diversi forgiatori, sono arrivate delle notizie. E che notizie? In data 22 giugno 2022, la Ghost Galaxy, una consociata della Strange Stars SRL, capitanata da Christian T. Petersen, anche conosciuto per essere il fondatore originario della FFG, ha annunciato attraverso un comunicato che la sua società, la Ghost per l'appunto, ha acquistato Keyforge dalla Asmodee, o almeno questa è stata la notizia ufficiale resa pubblica. Sì, perché in realtà la transazione è avvenuta 12 giorni prima e a testimonianza di ciò è stato pubblicato un documento, che vedremo fra poco, dove venivano riportati tutti i dettagli che hanno portato la Galaxy a ponderare la scelta definitiva che ha visto il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo passare da una proprietà all'altra. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme le novità che finalmente sono state rese pubbliche dalla casa americana, esplorando ogni singolo aspetto che vedrà in futuro il ritorno di Keyforge sui tavoli da gioco. Andiamo a dargli un'occhiata. Con rilascio immediato. Tornando al comunicato, la nuova proprietaria di Keyforge ha esordito nel documento ufficiale, come già detto stilato in data 10 giugno 2022, 12 giorni prima della notizia effettiva rilasciata al pubblico, in questo modo. Roseville, Minnesota, 10 giugno 2022. Ghost Galaxy Inc. oggi annuncia che ha acquistato l'IP ed il gioco di carte dalla Asmodee. Keyforge, ideato da Richard Garfield, creatore di Magic the Gathering, è stato rilasciato dalla FFG nell'autunno del 2018 e velocemente è diventato un fenomeno globale. Keyforge ha aperto un orizzonte innovativo, essendo il primo gioco al mondo di mazzi unici e diversi gli uni dagli altri, generati da un algoritmo matematico. Sfortunatamente, degli ostacoli di produzione imprevisti accaduti negli anni a seguire hanno coinvolto questo algoritmo, portando la produzione dei mazzi ad un arresto forzato subito dopo la pubblicazione del quinto set Ondata Oscura avvenuto nella primavera del 2021. Ghost Galaxy è la società che, come già detto, fa parte del gruppo Stranger Stars SRL, il quale investitore principale e gestore vede la figura di Christian T. Petersen, lo stesso imprenditore che ha fondato la FFG nel 1995. Con la Ghost, lo stesso Petersen è riuscito a riunire un team di esperti, la maggior parte dei quali ha lavorato in passato al lancio dello Unique Deck Game. Ghost Galaxy ama Keyforge, ha affermato Petersen.
Abbiamo già lavorato qui in passato su un motore di generazione procedurale per creare dei giochi di carte. E Keyforge quindi si adatterà perfettamente al nostro stile di lavoro. La società americana, inoltre, intende aggiornare i fan del gioco, mettendo a disposizione le varie novità che si susseguiranno da qui a poche settimane. Siamo entusiasti di aver messo nelle mani della Ghost Galaxy il progetto Keyforge, ha dichiarato Chris Gaber, responsabile di FFG. Questo è un gioco che richiede una dedizione fuori dalla norma per quanto riguarda la tecnologia che lo alimenta, e questo è parte del loro DNA societario. La community mondiale di Keyforge si trova in ottime mani, ha aggiunto. In seguito, poi, sono state fornite a pie pagina le generalità della Ghost Galaxy con le note legali del caso, a chi appartiene alla società, cosa fa e dove contattarli per avere maggiori informazioni al riguardo. A coronare l'annuncio, inoltre, è stato creato un sito internet dedicato a parte, vi lascerò il link in descrizione, dove la stessa casa del Minnesota ha pubblicato interessanti articoli, 3 per la precisione, sullo sviluppo degli eventi che vedrebbero un ritorno certo di Keyforge. Accedendo per l'appunto sul sito in questione, dopo essere stati accolti da un'animazione, troverete in bella vista i 3 ed unici articoli che sono stati pubblicati al momento da quando la Galaxy ha preso le redini del gioco. Prima di addentrarvici, se scorrerete la pagina web verso il basso, ci sarà una breve presentazione della storia che muove le vicende che accadono sul crogiolo e una piccola anteprima del gioco con tutto ciò che sarà necessario per iniziare a forgiare. Ma, so che molti di voi non aspettano altro, arriviamo finalmente al succo del discorso, ovvero cosa è stato scritto nei 3 articoli che hanno visto questo passaggio di proprietà di Keyforge dalla FFG alla Ghost Galaxy e quali saranno i piani di questa nuova casa per il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Cliccando sul primo articolo, intitolato «C'è stato un cambiamento», vi ritroverete davanti l'immagine del servitore sauriano Undagnatus, con un curioso dettaglio presente sulla sua briglia, che nella versione originale avrà il simbolo della Repubblica, mentre qui avrà il logo della società acquirente. Iniziando a leggere, ci sarà una prefazione dove si parlerà della fondazione del crogiolo, del lavoro degli architetti da quando hanno preso possesso del crogiolo stesso e del periodo grigio che ha afflitto i cuori e affievolito le speranze degli abitanti del pianeta al centro dell'universo di riveder tornare Keyforge alla luce. Ma ora nuove luci si intravedono all'orizzonte, riaccendendo gli animi e dando inizio ad una nuova alba. Continuando, l'articolo dice: tutti noi di Ghost Galaxy siamo super entusiasti di annunciare oggi che abbiamo acquistato l'IP e i diritti di pubblicazione per il fantastico gioco Keyforge da parte di Asmodee. I fan farebbero meglio a tenersi forte perché abbiamo grandi progetti per il gioco e, si spera, per molti nuovi forgiatori. Ghost Galaxy è stata fondata da Christian T. Petersen, fondatore già della FFG, che ha stretto personalmente l'accordo con Garfield per il lancio di Keyforge ed assieme al suo team ha supervisionato la pubblicazione del primo set Il richiamo degli Arconti. Alcuni professionisti di quello stesso team sono stati radunati nuovamente da Petersen sotto il tetto della Galaxy per lavorare ancora una volta assieme al rilancio del gioco. I fan potranno dare un'occhiata a questo articolo, fra poco scopriremo di cosa tratterà, per ricevere delle informazioni riguardanti lo stato del gioco e i nostri piani futuri su Keyforge. Maggiori informazioni saranno pubblicate su questo sito nelle prossime settimane e se vorrete essere tra i primi a riceverle, vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter. Concludendo, l'articolo mette a disposizione il link relativo all'acquisizione del gioco, dove, cliccandoci, potrete vedere da voi il documento che è stato trattato ad inizio video. In più, Richard Garfield in persona ha dedicato un piccolo intervento che potrete trovare a destra dello schermo, dove ha dichiarato: «Mi è piaciuto molto lavorare con la Fantasy ed Asmodee, hanno davvero messo il cuore per il lancio di Keyforge. È stato un peccato che gli eventi accaduti in questi ultimi anni abbiano costretto il progetto ad assentarsi così a lungo. È un vero piacere ora vedere il gioco passare nelle mani di una nuova società, la Ghost Galaxy,
e di fatto tornare a colui che per primo ha lavorato alla sua pubblicazione, ovvero Christian Petersen. Abbiamo visioni simili su ciò che Keyforge potrà essere e penso che saremo in grado di fare grandi cose assieme. Quindi, in questo primo atto, a parte la storia della pausa che anche chi non gioca conosce, ci è stata offerta una panoramica generale su quello che è in realtà la nuova proprietaria di Keyforge, chi è il suo possessore e cosa è riuscito a fare per riportare gli esperti che hanno collaborato assieme a lui al lancio di COTA per operare di nuovo assieme al rilancio del gioco con il sesto set. In più finalmente si comunica, o almeno l'intenzione c'è. Vedremo nelle prossime settimane quali aggiornamenti riceveremo per seguire a fondo la guarigione del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Ora, dopo aver compreso chi sia l'acquirente, chi ci lavora e con chi stanno collaborando, scopriamo più nel dettaglio il secondo articolo. La seconda parte dell'intero annuncio, che prende il nome di Keyforge di una volta e del futuro, vede l'artwork di una specie di fenice metallica che non si è mai vista in gioco e che probabilmente apparterrà ad una delle nuove espansioni in programma per Keyforge. Leggendo la notizia, i membri della Ghost iniziano con il dire di essere entusiasti di fornire notizie sul gioco e i loro piani per il suo futuro, scusandosi inoltre per aver rivissuto assieme attimi del passato buio dello Unique Deck Game. Continuando, quando Keyforge ha raggiunto i tavoli da gioco, sembrava che la sua orbita non potesse essere fermata. La prima stampa di COTA è andata sold out a tempo di record, avviando rapidamente una seconda edizione. Dopo il primo set hanno fatto seguito AOA, pubblicato nell'estate del 2019, VC, MM ed infine DT, arrivato nella primavera del 2021. Purtroppo però due eventi drammatici hanno estinto lo slancio apparentemente inarrestabile di Keyforge. Il primo è stato l'arrivo della pandemia globale, scoppiata agli inizi del 2020, che ha visto un gioco giovane come il nostro, che ha bisogno di una comunità fiorente e in crescita che frequenti i tavoli dei centri ludici, vedere uno stop causato dalle restrizioni anti-Covid imposte dai governi al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica. La seconda è stata la rottura dell'algoritmo, che credo non abbia bisogno di presentazioni. A differenza di altri giochi, i mazzi qui vengono generati attraverso questo sistema matematico, per poi essere inserito all'interno di una stampa digitale per essere realizzati fisicamente. Questo sistema di creazione è difficile da ideare, così come lo sono gli strumenti necessari agli sviluppatori e ai designer per produrre nuove carte da gioco. La creazione dell'algoritmo che sta alla base di Keyforge ha richiesto anni per essere costruito, poi all'improvviso ha smesso di funzionare. Per i mesi successivi alla rottura, una nebbia grigia si è alzata sul crogiolo, data dall'incertezza e dall'assordante silenzio prolungato. E nello stesso lasso temporale, il mondo reale ha dovuto far fronte ad un nemico invisibile che ha spaventato e gettato terrore su tutto il pianeta. Preoccupata per il futuro del gioco e dei suoi forgiatori, Asmodee ha chiesto aiuto alla Galaxy alla fine del 2021, con l'intenzione di vendergli l'IP di gioco. Per la casa francese non è stata una scelta facile e per la Ghost di certo non ha rappresentato una decisione scontata. La società del Minnesota ha lavorato privatamente alla realizzazione di altri algoritmi che avrebbero generato carte per altri giochi e quando gli è stato proposto Keyforge, di certo non era pronta a dover prendere in considerazione la realtà che Keyforge stesso, un gioco già pronto e maturo, rappresentava. Inoltre, non era a conoscenza del ritardo dovuto al rilascio di novità. La domanda sorta spontanea fu: è Keyforge un prodotto che può funzionare nel lungo periodo? Analizzando a fondo, comunque, la Ghost è rimasta esterrefatta dal continuo supporto da parte dei fan per il gioco e dallo sviluppo eccellente che la FFG ha creato per il sesto set Winds of Exchange. Per non tacere dei 2,7 milioni di mazzi registrati sull'applicazione dedicata. E così, dati questi numeri, la Galaxy ha deciso che valeva la pena rischiare. L'acquisizione è avvenuta all'inizio di giugno 2022.
e dal momento dell'annuncio la ditta americana entra ufficialmente in una fase di ascolto rivolta ai forgiatori, al mercato che muove il gioco e nel prendere importanti decisioni relative ai piani di marketing per promuovere lo Unique Deck Game nel migliore dei modi. Nello specifico, le aree di occupazione della Ghost Galaxy vedranno un profuso impegno nelle seguenti aree. Algoritmo. Il team di ingegneri sta lavorando già da ora sul motore di produzione degli unici, ma ci vorranno alcuni mesi per completare il compito. Piano di rilascio commerciale. Essendo rimasto in pausa per un tempo prolungato, bisognerà decidere come muoversi per riportare in auge il gioco sui tavoli da gioco e, a patto che l'algoritmo sia pronto a funzionare nuovamente, a calcolare i tempi e la composizione delle versioni future di Keyforge. Il sesto set sarà influenzato da queste tempistiche. Il gioco organizzato. La possibilità di tornare a godersi una buona partita dal vivo, sia che essa verrà svolta in modo amichevole, sia in un torneo, rappresenterà per la Ghost una priorità assoluta. Diversi forgiatori affermavano che il vecchio gioco organizzato fosse confusionario e distribuito su troppi formati competitivi, e compreso ciò, il loro impegno verrà profuso anche nella semplificazione di questo aspetto. Inoltre ci sarà molto da fare per rielaborare il gem utilizzato dalla Asmodee per gestire e registrare i mazzi e coordinare i risultati di un evento, creando una nuova versione di quest'ultimo strumento. Visioni localizzate. Sotto Asmodee, Keyforge ha visto numerose versioni tradotte in diversi paesi del mondo. In futuro, la Ghost incontrerà i distributori e i coautori che hanno reso possibili tali distribuzioni, per valutare l'interesse e la fattibilità di continuare una determinata localizzazione del gioco. Il team di sviluppo è comunque quasi certo che alcune, se non tutte, le localizzazioni potranno essere interrotte. In ogni caso, il focus resterà sulla pubblicazione unicamente in lingua inglese. Registrazione dei mazzi e account del forgiatore. Per la registrazione degli unici, l'app di riferimento resterà al momento come sempre il Master Vault, fino a che non sarà pronto un valido sostituto a rimpiazzarlo. Nel frattempo, la casa americana invita ogni giocatore a continuare a registrare i propri deck alla maniera tradizionale. Se sarete inoltre in possesso di un account asmodee.net, sarà molto probabile che riceviate una mail nei prossimi mesi per facilitare così la migrazione verso il sistema ideato e messo a punto dalla Ghost Galaxy in persona. Comunicazione con i forgiatori. La ditta si impegnerà a fornire a chi gioca delle comunicazioni frequenti, atte a chiarire gli step che Keyforge seguirà per il suo ritorno, augurandosi di riuscire a creare una sezione Frequent Ask to Question dedicata allo scopo nei giorni a venire. Concludendo, l'articolo invita ogni singolo fan a comunicare idee, domande e quant'altro attraverso un format dedicato che vedremo fra poco. Quindi, ricapitolando, in questo secondo articolo hanno fatto un resoconto di come sono andate le cose durante la pandemia e dopo la rottura dell'algoritmo, come se non ne fossimo già a conoscenza. Ci hanno raccontato come è avvenuta la transazione tra la Asmodee e la Ghost, esposto il loro piano di azione attraverso 6 punti ben definiti ed ultimo, ma non per importanza, ci hanno dato un lasso di tempo per il ripristino dell'algoritmo, mesi e non un tempo indefinito. Quindi finalmente abbiamo delle tempistiche predefinite e non un qualcosa lasciato al caso. Per la localizzazione, probabilmente avremo a che fare con l'eliminazione delle traduzioni delle carte nei paesi dove Keyforge neanche sappiano cosa sia o ha venduto davvero molto poco. Per farvi un'idea, volevo rendervi partecipe di questa statistica pubblicata da Luke Olsen sulla pagina Facebook di Keyforge Italia in data 10 aprile, link al post in descrizione, dove si vede a chiari numeri che il mercato più fiorente a livello traduttivo è quello inglese, seguito al secondo posto da quello italiano, che ha quasi il doppio degli unici registrati rispetto a quello cinese. Mettiamoci poi che diversi mazzi inglesi e di altri idiomi siano stati acquistati da italiani e, insomma, capite anche voi che la nostra non è una piazza da escludere. Anzi,
ma vedremo cosa decideranno dalla casa madre. In ogni caso, male che vada personalmente, potrò fare esercizio con la lingua anglosassone. Ma, tralasciando l'aspetto dei retroscena che hanno valso la vendita dell'intera struttura di Keyforge, con tutto ciò che ne comporta a parte, arriviamo alla vera notizia, quella che più di tutte ha suscitato gioia e riacceso l'hype in ogni singolo forgiatore appassionato e non. E per farlo dovremo semplicemente andare ad esplorare il terzo ed ultimo articolo. Più di un semplice personaggio token, questo è il titolo della terza news, comunica la presenza di importanti e oramai note novità, tra le quali la generazione dei segnalini creatura attraverso dinamiche di gioco dedicate e la nuova casata del crogiolo, ovvero i mercanti Compact of Equidon che dalla Ghost promettono di esplorare più a fondo negli articoli che arriveranno in futuro. Inoltre, una delle dinamiche principali di questa espansione potrà essere illustrata grazie all'aiuto di alcuni servitori dell'Impero Marziano, la vera ciliegina sulla torta e il grande ritorno che tutti aspettavano. Ed è proprio stata questa assenza prolungata che ha permesso ai marziani di escogitare nuove armi di distruzione di massa da utilizzare contro i nemici della razza verdognola grazie all'utilizzo dei token. Infatti l'artefatto Mech 2 Generator e l'azione Space Invaders, nome bellissimo oserei aggiungere e in perfetta sintonia con l'artwork della carta, vedranno, per la prima, la creazione di una semplice creatura segnalino dopo l'innesco dell'abilità azione, e la seconda permetterà attraverso la sua abilità gioco di rivelare un qualsiasi numero di servitori dalla propria mano e di posizionare quelle stesse creature a faccia in giù come fossero delle creature pedina. Aspetta, creatura pedina? Cos'è una creatura pedina, Arconte? E come funzionano? Vediamolo assieme. Le pedine saranno il tema principale di Winds of Exchange e ogni mazzo di questo set includerà una 38esima carta con la reference di uno specifico segnalino. Quando l'effetto di un elemento dell'unico permetterà ad un giocatore di generare un token creatura, come per il Mech 2, quello stesso giocatore prenderà la prima carta del suo deck, salvo casi particolari come nella fattispecie di Space Invaders, e la posizionerà sul campo di battaglia a faccia in giù, e da quel momento assumerà la casata, il nome, i tratti, gli effetti e i valori di costituzione ed armatura del token che fungerà da referenza. Posso capire sia un concetto piuttosto complesso da spiegare a parole. Quindi facciamo un esempio pratico. In un mazzo appena sbustato di Winds troverete, ad esempio, come 38esima carta il marziano pedina Rebel. Prima di iniziare l'incontro, posizionerete a vista il token, l'importante è non averlo tra i piedi durante il match. Al lato o addirittura nella parte bassa della plancia di gioco andrà più che bene. Durante lo svolgimento della partita posizionerete sul campo l'artefatto Mech 2 Generator e di seguito, innescandone l'effetto, avrete la possibilità di generare un token. A questo punto prenderete la prima carta dalla cima del vostro unico e la posizionerete a faccia in giù sul campo di gioco e da quel momento quella stessa carta sarà diventata un Rebel a tutti gli effetti, con tutto ciò che esso potrà fare o meno. Attenzione! Non posizionerete fisicamente la 38esima carta sul terreno, essa vi servirà come semplice punto di riferimento per ricordare quale creatura andrete a generare. Tornando all'articolo, i tre esempi di creature pedina rappresentati da Grunt, un semplice soldato marziano con 3 di costituzione, il già menzionato Rebel, con un solo punto di costituzione e con effetto raccolto, infliggi un danno ad una creatura, e lo Scienziato, anch'esso con un singolo punto di costituzione e con effetto Omni, che vi permetterà di rivelare una carta appartenente a Casa Marte e archiviarla subito dopo, rappresenteranno alcuni esempi di token che potrete trovare negli unici del sesto set. Continuando, la Ghost annuncia la modalità di selezione delle varie pedine, che dopo la scelta casuale delle 3 case presenti in un singolo unico, vedranno l'estrazione di una creatura pedina scelta randomicamente tra tutte le creature pedina presenti all'interno delle 3 fazioni che formeranno il deck,
Infatti, ogni mazzo con Marte nel trittico potrà includere una delle tre creature pedina appena menzionate, oppure un token proveniente dalla seconda o terza casa presente assieme all'impero. Le creature di questa tipologia aggiungeranno del potenziale in un mazzo che renderà il gioco più avvincente ed interessante. Bisognerà comunque tenere a mente che, anche se si tratta di segnalini, questi servitori saranno in primis delle vere e proprie creature al servizio del forgiatore e come tali potranno combattere, innescare i loro effetti e o raccogliere per aumentare le chance di vittoria di colui o colei che le utilizzerà. Alcuni di essi, come la pedina Scienziato, avendo il nome presente anche nel tratto, potrà interagire con molti altri elementi presenti nell'unico. In più, delle nuove dinamiche potranno prendere vita, avendo la possibilità di avere in gioco più carte contemporaneamente che condivideranno tutte lo stesso nome, casa, tratto e quant'altro. Chissà quali bizzarre combinazioni con questo nuovo set salteranno fuori. Ci saranno inoltre carte specifiche che designeranno pedine specifiche, come nel caso di Blorb, un servitore con uno di costituzione, e gli effetti Blorb non può raccogliere e Distrutto, fa tornare il Blorb Hive dalla tua pila degli scarti nella tua mano e per l'appunto il Blorb Hive, un artefatto marziano con effetto Omni che vi permetterà di distruggere una creatura amica per poi generare due Blorb. Al raggiungimento di 10 Blorb sul terreno potrete distruggere l'artefatto per forgiare una chiave senza tenere conto del costo attuale. Il Blorb in questione sarà un tipo speciale di pedina che apparirà sempre in coppia con il Blorb Hive, una specie di aiuto dall'io futuro e viaggiatore temporale o i quattro cavalieri, per intenderci, e perciò ogni token generato grazie all'effetto Omni dell'alveare, come abbiamo già visto nell'esempio pratico, diverrà così un Blorb. Ci saranno comunque anche altri esempi di pedina, la cosa non sarà di dominio esclusivo di Marte, e nella parte conclusiva dell'articolo, la Ghost Galaxy chiude questa carrellata di spoiler presentando ulteriori 6 token, ognuno appartenente ad una casa diversa che farà parte dell'espansione Winds of Exchange. Tra loro potrete trovare il Goblin, una pedina Brobnar con 2 di costituzione e schermaglia, il Mercante, uno dei primi spoiler della nuova casata Compact of Equidon, che vedrà il token possedere un solo punto di costituzione e l'abilità Azione, ruba un'ambra, distruggi il Mercante. Squire, il segnalino di casa Sanctum, che possiederà 2 punti di costituzione e provocazione. Il Politico, il Sauriano, che avrà un valore pari a 2 di costituzione e l'effetto Azione, le chiavi costano un'ambra in più durante il prossimo turno dell'avversario. L'Esploratore, l'alieno di casa Federazione Stellare con 2 di costituzione e l'effetto Raccolto, guarda la prima carta del tuo mazzo, puoi scartarla. Ed infine il Prete, l'Aquan insondabile con anch'esso 2 di costituzione e l'effetto Azione esaurisci una creatura nemica. Terminando l'articolo, la Galaxy dichiara di tornare presto con ulteriori notizie riguardanti Winds of Exchange. Ci sono state poi altre 3 carte che si sono aggiunte alla schiera delle rivelazioni anticipate, come ad esempio il Broken Axe Outpost, l'artefatto Brobnar che fornirà un bonus ambra con effetto Azione, metti una creatura amica in fondo al mazzo del suo proprietario, se lo fai, infliggi 6 danni ad una creatura nemica. La miglioria della federazione Echo Reflector, con bonus ambra anch'essa e con effetto questa creatura ottiene, raccolto le chiavi dell'avversario costano più 3 ambre. Ed infine il servitore dell'undicesima casa apparsa sul crogiolo che prenderà il nome di The Old Tinker, che si presenterà ai tavoli da gioco con un valore di 3 a livello di costituzione accompagnata dalla parola chiave illusione e l'effetto raccolto, scarta una carta dalla tua mano, pesca una carta. Beh, che dire, siamo passati dal non avere un briciolo di notizia per mesi all'essere investiti da novità incessanti da parte di questa nuova società. Niente male, devo dirlo, e mi auguro che non passi molto tempo prima di avere queste ulteriori novità che la casa del Minnesota ci ha promesso. Staremo a vedere, ma qualcosa mi spinge ad essere fiducioso.
In più, volevo porre l'attenzione sul sito, che oltre alla sezione principale di benvenuto, ha anche una zona dedicata al gioco, dove si andranno ad esaminare le varie fasi di un match attraverso una panoramica generale delle dinamiche, le varie casate presenti attualmente sul crogiolo e, in calce alla pagina web, la presenza del regolamento sia veloce che completo. In più, oltre le news che abbiamo ampiamente trattato, ci sarà la presenza del negozio, dove potrete acquistare i vostri unici direttamente sul sito. Il tutto verrà coordinato da Game Center, il dipartimento di vendita al dettaglio gestito dalla FFG, che si occuperà della spedizione e quant'altro per far arrivare l'ordine a casa vostra nel migliore dei modi. Ultimo, ma non per importanza, sarà la sezione More, dove selezionandola aprirete un menu a tendina con due voci. La prima, Contact Us, vi permetterà di mettervi in contatto direttamente con la casa madre, esponendo le vostre perplessità riguardanti il regolamento di gioco, richiedendo supporto da parte del servizio clienti, sia se sarete semplici forgiatori che possessori di un esercizio commerciale, o esponendo le vostre idee per qualsiasi altro aspetto inerente l'esperienza ludica che Keyforge potrà offrirvi. E la seconda voce, Register Deck, vi riporterà immediatamente sul sito web del Master Vault. Infine, in calce ad ogni singola sezione, troverete la casella dedicata per accedere alla mailing list, dove, se effettuerete l'iscrizione, potrete, come già anticipato, ricevere notizie riguardanti ulteriori sviluppi che parleranno del ritorno del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Ebbene, dopo questa epopea keyforgiana che ci ha portato ad assaporare un ritorno più o meno immediato del gioco, non posso che dire buon lavoro Ghost Galaxy. Come hai già detto attraverso il tuo secondo comunicato, di cose da fare ce ne saranno davvero molte. Ora, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, finalmente si spiegano molte cose. Come la svendita dei mazzi di mutazione di massa ad un euro, che erano semplicemente una procedura di cassa da parte della FFG per fare economia e svuotare velocemente i magazzini. E ci può stare, se una società passa la licenza, entra in modalità cassa e liquida. È semplice manovra di marketing. È Arconte, ma il segnale del passaggio della licenza sta ad indicare una malattia del prodotto. È sempre stato così. Sì. E no, e la storia di uno dei più famosi TCG esistenti ne è la prova. Già per Pokémon, infatti, c'è stato più volte un cambio di gestione, prima la Wizard of the Coast, poi la Nexus, passando per la 25 Edition, arrivando infine all'attuale Jedis. E si sta parlando non di un gioco di carte collezionabili qualsiasi, ma uno dei grandi tre. Semplicemente sta tutto nella capacità di una ditta di essere più o meno brava nella promozione del gioco. E per la versione online di Keyforge? Non se ne è fatta menzione, a dire la verità. E da quello che è passato leggendo le parole della Ghost, credo che il loro focus sarà puntato più sul ritorno degli eventi live che piuttosto sulla creazione di una piattaforma digitale. Ma le notizie da parte della Galaxy non sono finite, quindi chissà se fra un paio di mesi non pubblicheranno un articolo dove annunceranno proprio la creazione di una piattaforma virtuale per giocare al nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Staremo a vedere. E voi cosa ne pensate di queste novità che sono state svelate per Keyforge? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video!